L'ETEXPO, Logistics Ecotransport. 100 eventi in uno, un format innovativo, conferenze, workshop ed eventi con istituzioni, politici e imprenditori per un importante confronto su trasporti, logistica e sostenibilità. 40.000 metri quadri e centinaia di espositori da tutta Europa. Dal 16 al 19 marzo, Alice ti aspetta a Verona. WeDo è una società che fa parte del gruppo Europe Energy come marchio che ho creato nel 2007. Ho avuto la classica fortuna di laurearmi nel 99 quando hanno liberalizzato il mercato dell'energia e il gas e veramente grazie a una birra con un amico per puro caso sono entrato in questo settore. Ho fatto il manager per un po' di anni in giro in varie aziende, municipalizzate ma anche private. E alla terza azienda dove lavoravo, che veniva comprata da un colosso, ho detto, boh, provo a fare la mia, si sa mai che qualcuno mi compri, ma sono passati 14 anni e sono ancora qui. Siamo nati come un'azienda che lavorava sui mercati all'ingrosso, compravamo energia elettrica in giro per l'Europa e la importavamo in Italia. Un lavoro particolare, molto dietro le quinte, e che è scaturito grazie agli ottimi rapporti con tante grandissime aziende in giro per l'Europa, ottimi rapporti personali creando fiducia giorno dopo giorno con queste controparti. Per 3 anni siamo stati dal 2012 al 2014 i più grossi importatori di energia elettrica in Italia. I nostri clienti erano Edison, Enel, A2A, Era Bologna, GSM Verona. E a fine 2014 sapevamo che cambiavano le regole sull'importazione e ci è venuta voglia di provare a vendere anche noi ai clienti finali. Abbiamo comprato un'azienda di Padova e da lì con loro abbiamo iniziato a vendere appunto energia e gas alle famiglie e alle aziende italiane. Troppo facile accontentarsi di questo probabilmente e quindi a un'analisi delle problematiche del mercato in cui sembra banale, ma leviamo un attimo le grandi aziende, ma le signore Maria, ma noi stessi a casa nostra non sappiamo quanto paghiamo l'energia. Ci lamentiamo che la bolletta è troppo alta, ma quale sia il reale valore del singolo kilowattora non lo sappiamo. E allora ci siamo posti il problema di come fare a fidelizzare il cliente. Perché se io non so quanto pago, chiunque viene e mi dice ti faccio risparmiare, se un bravo venditore mi convince, anche se in realtà mi vende un qualcosa di più caro rispetto a quello che ho. Ed è lì che è nato proprio il brand WeDo, perché l'idea è stata quella di stare con te, WeDo in inglese con te, ossia accerchiare l'azienda, ma ancor meglio accerchiare le famiglie e le partite IVA in una maniera tale che divento il tuo punto di riferimento per tutti i tuoi servizi di casa, i tuoi servizi del tuo negozio, del tuo studio professionale, perché ti do la fonia mobile, ti do la fonia fissa, ti do la connessione internet, a breve ti daremo prodotti assicurativi, prodotti di telemedicina, IoT e compagnia varia. Ma con la peculiarità che non siamo un broker, no, tutto arriverà a marchio nostro, un'unica fattura, un unico call center. Quindi abbiamo un'idea di semplificare la vita, rendere tutto molto più facile perché un unico numero verde, un unico user ID e password e entri nella gestione di tutto ciò che hai bisogno a casa. Abbiamo visto un po' la storia di WeDo. Posso chiederti in particolare di descriverci qual è il rapporto tra WeDo e Europe Energy
e il mondo dei trasporti e della logistica, se ci sono dei prodotti, delle attività specifiche portate avanti in questo settore. Anche per i clienti del mondo della logistica e dei trasporti, come per gli altri clienti, offriamo la totalità dei nostri servizi, la totalità dei servizi With You, quindi luce, gas, connettività in fibra ottica, telefonia mobile e telefonia fissa. Tutto caratterizzato dalla nostra gestione unificata e quindi un unico servizio clienti, un riepilogo unico e la semplificazione data dalla gestione unificata che portiamo avanti nella nostra gestione quotidiana. E quindi il nostro obiettivo è fare in modo che i nostri clienti possano godere di maggiore tempo e quindi poter utilizzare i servizi che noi offriamo per semplificare un po' la loro gestione quotidiana. La flessibilità che ci contraddistingue si manifesta anche nella nostra la capacità e la possibilità di poter fornire ai nostri clienti anche informazioni ulteriori rispetto alla sola fornitura, come per esempio una reportistica personalizzata che può essere da noi fornita ai clienti che ne facciano richiesta per le loro esigenze contabili, amministrative o di rendicontazione. Abbiamo aderito ad Alice grazie a un amico che è già socio di Alice, che ci ha presentato l'associazione e che ci è piaciuta subito. E il primo evento è stato quello di Sorrento e la potenza e proattività dell'associazione mi ha lasciato a bocca aperta e questo mi ha affascinato subito, ho detto insieme possiamo fare grandi cose. Poi naturalmente la transizione ecologica è un elemento che ci impernia e quindi tutto ciò che è verde trova la porta spalancata. E anche in questo, insomma, che è uno dei motivi cardine di quest'anno di Alice, è sicuramente uno dei motivi cardine nostri. Avremo sicuramente nuovi progetti che andiamo a esporre, tipo fai una fornitura, piantiamo un albero, giochi di questi tipi che andremo a esplorare insieme ad Alice, andare a proporre alle aziende e ai dipendenti delle aziende. La situazione è iniziata a inizio del 2021, quando i prezzi delle materie prime, sia energetiche ma anche di tutt'altro tipo, come ad esempio ferro, acciaio e quant'altro, sono iniziati ad aumentare perché specialmente l'Asia e in particolare la Cina, dove l'economia stava riprendendo nel post-lockdown, hanno iniziato a incrementare la domanda. Inoltre la Cina ha avuto indicazioni governative di accumulare risorse in un anno per quello che sarebbero state le necessità dei successivi 5 anni. Quindi questo ha determinato una fortissima domanda di materie prime in generale e di conseguenza un aumento dei prezzi, con anche problemi di consegne perché si sono proprio saturati tutti i porti e gli hub per le consegne. In particolare poi per quanto riguarda l'energia e il gas, quindi le commodity che anche più noi seguiamo, c'è stata una situazione contingente per cui quest'estate doveva essere aperto un elettrodotto chiamato Nord Stream 2 che dà la possibilità alla Russia di portare il gas in Europa senza passare dall'Ucraina, dove sappiamo che ci sono sempre tensioni politiche. Non sono state date le autorizzazioni quest'estate per l'apertura di questo gasdotto e tuttora il gasdotto non è ancora aperto. Questo ha determinato un grande aumento della domanda perché in Europa Gazprom nel frattempo non aveva riempito gli stoccaggi che servono per accumulare il gas che serve poi in inverno. E di conseguenza questo ha determinato una bassissima disponibilità di gas e un aumento dei prezzi. Nel frattempo, in concomitanza, anche dall'America c'era grande richiesta di gas
per l'Asia che quindi non arrivava in Europa, e questo è stato proprio un insieme di fattori che hanno portato ad aumentare i prezzi tantissimo. Ci sono anche tante situazioni proprio più politiche che fisiche di queste necessità, da cui questa situazione mai vista prima nella storia. Ecco, come si esce allora da questa situazione? Quali sono le prospettive, in particolare rispetto al tema della transizione energetica? In che direzione stiamo andando, in particolare in Italia, sul tema appunto delle energie del futuro? Certo, consideriamo che in Italia a livello di produzione per il nostro consumo abbiamo all'incirca un 50% che deriva da fonti non rinnovabili, un 40% indicativamente che deriva da fonti rinnovabili e un pochino più del 10% lo importiamo dall'estero. Il piano di sviluppo 2021 di Terna, che è il gestore della rete elettrica nazionale, prevede un incremento di investimenti nelle reti interne all'Italia più del 25% rispetto al precedente piano di investimenti, e quindi questo dà un segnale di sicuro interesse per migliorare la situazione. In particolare verranno rese più efficienti le linee di interconnessione tra le diverse zone e resi più efficienti anche gli scambi con l'estero. Infatti c'è un grosso investimento in arrivo per aumentare di 1000 megawatt l'importazione dalla Svizzera e anche l'import-export con la Grecia. E anche lo sfruttamento delle rinnovabili è visto sempre più in crescita. Dal 40% che siamo adesso, come dicevo prima, dovremmo arrivare al 55% nel giro di una decina d'anni. L'idroelettrico, a dire il vero, è già abbastanza a saturazione come utilizzo, nel senso che tutti i fiumi e anche i piccoli torrenti, diciamo che più o meno sono sfruttati, anche se un po' di spazio rimane. C'è ancora dello spazio di sviluppo su il fotovoltaico, sull'eolico, la biomassa e il geotermico. Naturale che questo ha bisogno appunto di reti e di linee da parte di Terna che siano adatte, perché l'energia rinnovabile l'abbiamo quando abbiamo effettivamente la condizione meteorologica che lo prevede, e quindi è anche molto importante l'investimento nelle batterie che a oggi non sono ancora così sviluppate e potenti rispetto a quello che effettivamente servirebbe. Io vado enormemente controcorrente rispetto al mondo. Io farei nucleare tutta la vita e la ritengo probabilmente la fonte più verde. Perché mi piace il nucleare? Perché è la fonte che massimizza la produzione di energia per metro quadro. Le centrali più piccole in rapporto alla potenza prodotta. E questo per me è un elemento che si dovrebbe tenere enormemente in considerazione. Detto ciò, ritengo una follia parlare di nucleare in Italia, perché basta dire la facciamo lì e ci troviamo 2 milioni di persone che protestano contro quel nucleare. Quindi siamo una più o meno democrazia e, ragazzi, è inutile perdere tempo per dibattiti su se fare o meno il nucleare in Italia. C'è un altro tema che allora su cui punto molto il dito, che mi sta molto a cuore, che è proprio il tema infrastrutturale, dove per infrastrutture l'infrastruttura di trasmissione e distribuzione dell'energia per me è il punto nevralgico di qualunque sviluppo vero dell'ambiente energetico italiano.
Perché se questa infrastruttura non è di ultima generazione, possiamo tanto parlare di smart city, di tanti progetti innovativi sulle rinnovabili, ma poi in realtà le nostre reti elettriche non sono in grado di dispacciare in maniera efficiente. Teniamo conto che per portare l'energia a casa della fantomatica signora Maria sulla rete ci sono perdite per il 10,4%. Significa che tu devi andare a produrre il 10% in più di quello che consumi. Se teniamo conto che la potenza di picco sono 50.000 MW, il 10% sono 5.000 MW. 5.000 MW sono quante? 6 centrali da 800 MW. Sono, non oso pensare quant'è in termini di fotovoltaico, in termini di metri quadri. Quindi andare a lavorare sull'efficienza delle reti elettriche è il miglior modo per fare verde, perché vuol dire consumare meno, meglio, in quel caso, disperdere meno energia. Mi estraneo un attimino dal mondo energia, perché in realtà nel mondo energia siamo nel bel mezzo di una grande crisi con prezzi a livelli folli, dove temi macropolitici, o meglio di geopolitica, sono l'elemento strutturale. Se parliamo più di Italia, io ho un sogno, lo chiamo liquidità. Cosa significa? Che il sistema Italia sia un terreno fertile per fare innovazione, per crescere. Significa un'infrastruttura digitale all'avanguardia, quindi realmente alta velocità di connessione internet e di trasferimento dati. Significa avere smart city, punto di prima, vere reti elettriche che ti permettono di fare cose intelligenti. Faccio un esempio, il tetto del fotovoltaico del mio vicino che mi vende l'energia attraverso sistemi di blockchain. La rete elettrica italiana manca energia, c'è più domanda del necessario, in automatico il mio condizionatore, siamo d'estate, facciamo finta, si ferma mezz'ora e quel meno che consuma è come se vendesse energia alla rete elettrica. Sono giocattolini, chiamiamoli così, sono piccole gocce, ma tante piccole gocce messe insieme che rivoluzionano il paese. Per farlo c'è bisogno di liquidità, di infrastruttura che ti permetta di creare sopra le tue idee, di sviluppare le tue idee. Faccio un esempio di quello che vuol dire a noi come azienda. Noi ad oggi in Italia abbiamo circa 80.000 clienti. Ho chiesto, sto lavorando con alcune società di sviluppo, diciamo con alcuni incubator, con un'idea di dire, ma tutte le varie startup che ci sono hanno due problemi. Il primo che è quello trovare soldi, e tutto sommato di soldi in giro ce ne sono. E poi hanno il vero problema di accedere al mercato. Per me creare liquidità è di aver studiato il mio CRM in modo tale che per loro sia facile collegarsi e vedere tra i miei 80.000 clienti chi sono potenzialmente interessati a loro. E a quel punto andare a fare un'offerta dedicata. Per fare questo, quando ho trasferito questa idea finché progettavamo il CRM, ho utilizzato proprio questo concetto di liquidità, di apertura, di far sì che l'ambiente sia disponibile e proficuo proprio come approccio per creare qualcosa di nuovo. Mi piacerebbe che l'infrastruttura dell'Italia arrivi quello, perché a quel punto non è più un problema di tasse, non è più un problema di politico, di visione, ok, è un problema, è la possibilità di riuscire a fare, parlando di mobilità, è autostrade che funzionino, non un cantiere dietro l'altro, è le vie del mare che diventino veramente efficienti, le vie fluviali e così via, un paese dove non ci siano continuamente colli di bottiglia, strozzature. Il mio sogno è che il PNRR riesca a portare un cambiamento in questi termini. We'll be right back.
continuerà la sua rivoluzione, quindi di semplificazione nel mondo dei servizi e dei prodotti verso il cliente finale, ma anche intesa azienda e casa. Parliamo di rivoluzione With You in quanto il nostro approccio sarà un approccio di digitalizzazione al cliente per fornirgli servizi quotidiani. Quindi questo cosa prevede? Sia una selezione dei migliori servizi che possiamo offrire ai nostri clienti e offrirli nel modo più facile, fruibile e digitale. Poi su questa parte il collega racconterà. Primi obiettivi che ci siamo dati nel 2022, quello che noi chiamiamo un programma di fedeltà, ma è molto di più di un programma di fedeltà classico, conosciuto, diciamo, e più. È una loyalty che permette di vivere delle esperienze esclusive ai nostri clienti, siano esse in termini di risparmio, ma inteso come voucher per pagare le proprie bollette, piuttosto che vivere delle vere e proprie esperienze grazie alle nostre sponsorizzazioni, partecipare a gran premi e molto altro ancora. Ma non solo, l'obiettivo è presentare un marketplace tutto tondo col nuovo anno e quindi, come dicevo prima, selezionare i migliori servizi e offrirli in maniera facile, semplice e anche veloce, perché il segreto di With You è sicuramente una semplificazione di tempo. Quindi tutto ciò che vi sto raccontando implica un supporto tecnologico che richiede veramente uno sforzo importante, e Stefano vi può raccontare dove sì. Stiamo andando. Sì, come diceva Federica, nel nostro futuro c'è questa offerta di servizi integrati, innovativi e personalizzati per il cliente. La personalizzazione è il punto fondamentale, cruciale di tutta la strategia. E questi servizi devono essere fruiti dal cliente nella maniera più semplice possibile. Chiaramente questo passa per la digitalizzazione, gioco forza. E questa personalizzazione, semplificazione è il mantra che sta guidando il disegno di tutti i nuovi sistemi di With You. Per questo motivo stiamo realizzando una piattaforma che integrerà tutti i dati dei clienti, per cui le loro informazioni, i loro servizi, ma anche tutta la loro storia, compresi i reclami, per poter gestire, diciamo, tutti questi dati in maniera puntuale e fornirli poi all'app, al marketplace, al call center unico, per creare questa esperienza personalizzata, dedicata al cliente. Metteremo a disposizione degli strumenti self-service in modo che il cliente possa usufruire dei propri servizi, ma anche abbonarsi a nuovi servizi nei tempi e nelle modalità che preferisce, dal divano di casa. Perché questo sia possibile, chiaramente tutto deve essere veloce e affidabile. Questo passa per l'automazione, passa per l'intelligenza artificiale, tutti i temi su cui stiamo investendo pesantemente e su cui vogliamo anche qui fare la differenza in maniera rivoluzionaria, introducendo l'empatia nella tecnologia, cosa che magari altri non riescono a fare. Abbiamo poi imparato a conoscere il mondo di With You e tutte le bellissime cose che fate anche nel contesto del gruppo di Europe Energy. Ci hai raccontato anche un po' la storia e le varie tappe che vi hanno caratterizzato. Guardando al futuro, nei prossimi anni, che cosa vi aspetta? Dove vorrete arrivare? Ma diciamo, guarda, siamo proprio al lancio di... Mi piacerebbe usare la parola planetario di With You, suona molto bene, nel senso che With You vuole diventare proprio un ambiente a sé stante, non vuole più essere un fornitore di energia. Nel senso che ad oggi chi parla del gruppo Europe Energy, di With You, la prima cosa che mi viene detta è: quanto mi fai risparmiare, ti do una bolletta e così via. No, With You vuol diventare proprio un fornitore di servizi, un semplificatore della vita. Da me trovi tutto quello che ti può rendere la vita più facile. Perché, come ti raccontavo prima, con quante password hai a casa per tutti i tuoi vari servizi? Per internet, per il cellulare, per la bolletta di casa? No, da me con un'unica password, un'unica app hai sotto controllo energia, gas, cellulare, connessione internet, fisso,
hai un problema che ti si rompe la caldaia, beh, hai fatto l'assicurazione di pronto intervento con me e tramite la mia app ti chiami l'idraulico. Ti hanno clonato la tua identità su Facebook, hai fatto l'assicurazione cyber security per cui puoi intervenire immediatamente su questo. Cavolo, sono sabato pomeriggio e hai il figlio che ha 39 di febbre, la pediatra non risponde. Con la mia app chiamo in tempo reale una pediatra a disposizione per fare un consulto video in tempo reale. Quindi voglio semplificare la vita e tu non devi più pensare a tanti problemi. Quello è veramente quello che ci mettiamo davanti come obiettivo. Tanti nuovi servizi che lanceremo nei prossimi anni. Ci piace divertirci, quindi io spero di divertirmi tanto con Alice. Expo Logistics Ecotransport 120 in 1, un format innovativo, conferenze, workshop ed eventi con istituzioni, politici e imprenditori per un importante confronto su trasporti, logistica e sostenibilità. 40.000 metri quadri e centinaia di espositori da tutta Europa. Dal 16 al 19 marzo, Alice ti aspetta a Verona.